molto simile al titolo di re e i suoi attributi prima di arrendersi. Padre, vorrei rimanere solo con voi. Ringrazio, padre, di essere venuto. Mi vergogno, padre, mi vergogno di questo abbandono di Dio. Calmatevi, signore. Io non temo la morte, io non credo alla carne per la gioia. Ti ho chiesto salute e forza, ho fatto soltanto per mostrare con la mia opera la maggiore gloria di Dio. Padre, credete che il Signore possa togliere la grazia che ha concesso un giorno? Cromwell muore il 3 settembre 1658. Aveva 59 anni. Gli successe il figlio Riccardo, ma l'esercito non volle saperne di lui. E Riccardo Cromwell abdicò lasciando aperta la strada al ritorno della monarchia. Il potere tornò alla nobiltà ereditaria, ma anche la nuova borghesia della rivoluzione trovò il suo posto nel governo del paese. Tornarono a funzionare le libere istituzioni parlamentari, i deputati riebbero i loro privilegi e il re si tenne le sue prerogative. Nelle campagne, tuttavia, continuarono le recinzioni e le vendite delle terre comunali. Prosperò l'agricoltura, ma non diminuì la miseria fra i contadini e i pastori poveri. Riprendeva così la ricostruzione dell'Inghilterra liberale secondo una linea di sviluppo che la rivoluzione puritana e borghese, anche se veniva rinnegata come ribellione, aveva reso indelebile. La restaurazione della monarchia trascinò una lunga catena di vendette contro i responsabili della morte di Carlo I. Il cadavere di Oliver Cromwell, che da deputato aveva difeso le libertà e da tiranno le aveva distrutte, fu impiccato a furor di popolo.